Siamo con Marco Verile, oggi la presentazione del Corato. Iniziamo dal roster che il nuovo direttore sportivo Martinelli ti ha consegnato. Un parere sui giocatori che sono arrivati e su quelli che sono rimasti. Ma innanzitutto devo fare i complimenti a DS Martinelli, perché in poco tempo è riuscito a allestire un'ottima squadra. Dicendo ottima, ti faccio gente intendere perché sono ragazzi seri, sono subito calati nella nostra realtà, già hanno mostrato molto disponibilità. Io credo spero ragazzi sono comunque pronti ad affrontare molte difficoltà, si sono ben integrati, in pochi giorni ci stiamo conoscendo noi come persone. Sicuramente potrò avere tutta la disponibilità che hanno mostrato in questo momento. Preso un campionato sicuramente complicato, stiamo parlando anche della terza categoria nazionale, un campionato lungo con squadre importanti. Beh sì, come dissi l'anno scorso, il termine della scorsa stagione ci siamo calati, quindi in realtà totalmente faticosa, impegnativa, con gente che ha trattato campi importanti, ha avuto modo di affrontare giocatori anche di Serie A, per cui non sarà semplice, ma noi diciamo Serie A, siamo pronti ad affrontare tutte le difficoltà, con umiltà, impegno, disponibilità, attaccamento alla squadra, alla società, per cui non abbiamo timore di nessuno, abbiamo il massimo rispetto. Siamo con Antonio Marulli, presidente della S Basket Corato, che oggi si presenta alla città. Innanzitutto, quali sono le novità dal punto di vista dell'organigramma, dell'organizzazione che il Corato porterà avanti quest'anno? Infatti già la prima domanda, una tra le più difficili. L'organigramma, sicuramente un organigramma che prevede veramente tante nuove figure, un organigramma molto allargato, perché la Serie B è un campionato importante, che è un campionato nazionale e necessita di tante figure nuove. Sicuramente le conosceremo nel corso dell'anno, però vi posso garantire che la società sta lavorando veramente con entusiasmo, con serietà e soprattutto inserendo appunto un bel po' di gente nuova. Confermato Coach Verile, ormai un'istituzione a Corato. Sì, diciamo che la mia politica è quella che fino a quando una persona fa bene non si discute, perché noi siamo una società importante sul territorio, siamo una società che va da molto anche al rapporto con le persone prima che con diciamo, la figura professionale. Marco Verile credo che sia dimostrato in lungo e in largo la sua bravura, abbia dimostrato il suo attaccamento a questa società e credo che vada riconfermato per tutti.